in questo numero di Hightech e Innovazione Magazine. Come saranno le auto del futuro? Leonardo, la trasformazione del paese passa dalla ricerca. Brevetti, 5.000 domande dall'Italia nel 2022. Il rapporto tra innovazione e diritto nel libro Lo Stato Digitale. Un saluto anche questa settimana da The Digital Club e da Marco Lombardo per Italpress. Ma come saranno le auto del futuro? È una domanda che ci facciamo spesso di questi tempi, visto che si parla di guida autonoma, oppure del passaggio interamente dal 2035 alle auto elettriche. È una missione un po' impossibile in un caso e nell'altro, almeno in così poco tempo. Però, mentre insomma il mercato si sta interrogando su quale strada prendere, c'è un'azienda italiana che propone un software innovativo, ovvero questa azienda si chiama TUC, è un'azienda torinese e ha brevettato un plug, così come lo chiamano loro, che potrebbe cambiare l'aspetto delle nostre auto ed è un plug universale, quindi si potrà adattare a tutti i veicoli che possono essere anche i posti di guida di aerei e di navi. Ma come funziona questo plug? Funziona ovviamente tecnologicamente con un software guidato dall'intelligenza artificiale e del quale si è vista un'applicazione alla presentazione di un paio di prototipi. In uno questo plug modella appunto tutte le funzioni dell'auto secondo quello che vuole il suo utente principale, quindi a ogni utente riesce ad abbinare un proprio profilo per avere un'auto che si modella automaticamente. Dall'altra parte si è visto anche un prototipo in cui il centro è il posto di guida, che può essere ovviamente ripensato e guidato da questa tecnologia e può essere anche adattato alla guida a destra o alla guida a sinistra automaticamente. Insomma, una soluzione molto interessante che dimostra che nel campo dell'automotive c'è molto fermento. Resta da vedere ovviamente sul discorso del 2035 come ci arriveremo, molto probabilmente con già molte auto elettriche, con qualche auto ibrida e con ancora qualche auto a motore termico, ma soprattutto bisogna investire fin da subito per far sì che l'auto di futuro entri nei nostri garage. E anche questa settimana un saluto da The Digital Club per Italpress. Taxi volanti, intelligenza artificiale applicata alla cyber security, big data, robotica. Sono alcuni dei settori di ricerca di Leonardo, l'azienda che ha come azionista di maggioranza il Ministero dell'Economia e che attraverso i propri laboratori punta a trasformare l'Italia. A parlarne, l'Head of Research Laboratories, Alessandro Massa, intervistato da Barbara Millucci per Italpress. I nostri laboratori di ricerca sono laboratori dedicati alla ricerca a bassa maturità tecnologica, quindi è una ricerca molto vicina al mondo accademico, ma chiaramente con le ricadute applicate. Siamo focalizzati principalmente su un ampio spettro delle tecnologie digitali, quindi parliamo di big data, intelligenza artificiale, autonomia, robot, robotica, quindi autonomia sia del volo che di robot, abbiamo materiali, elettrificazione, quindi abbiamo diversi stream, quantum technology. Sono chiaramente focalizzati poi su campi applicativi di interesse dell'azienda, quindi piattaforme volanti, sistemi per la difesa elettronica piuttosto che sistemi cyber, quindi le andiamo a applicare nei vari domini. Abbiamo anche chiaramente poi delle ricerche più di lungo periodo, no? Calcolo quantistico, quantum sensing, sono tecnologie che vanno a traguardare nuovi sviluppi e stiamo andando a cercare di capire se domani possono avere poi degli impatti nei nostri attività. Proprio a Genova c'è chiaramente il supercomputer, sì. Quindi un centro di competenza, un'assoluta eccellenza, l'ITT. Quanto è importante oggi quindi fare sistema? No, è importantissimo. Nell'ambito della ricerca e dell'innovazione è fondamentale. Per darvi qualche esempio, noi siamo all'interno di partenariati estesi, dei centri nazionali, quindi PNRR, iniziative PNRR, abbiamo un ecosistema di collaborazioni con le università, abbiamo attivato 45 borse di dottorato industriale con 16 atenei italiani nelle diverse aree di ricerca, stiamo collaborando anche con altri centri di ricerca, quindi l'Istituto Italiano Tecnologia, abbiamo un joint lab con la Solvay, stiamo attivando altri joint lab che sono laboratori congiunti, quindi è fondamentale perché aiuta ad arrivare più velocemente a mettere a fatto il comune le risorse fisiche, quindi laboratori e umani e ricercatori. Ecco, nel tema dell'energy, un tema così tanto dibattuto, nell'elettrificazione in particolare, insomma, delle nostre auto, sperimentate qualcosa? Sì, sicuramente noi abbiamo un'area di ricerca dedicata all'elettrificazione, per noi è elettrificazione di piattaforme volanti, quindi è sicuramente
una delle nostre linee. L'obiettivo è quello di provare a rendere ibridi prima e poi full electric piattaforme volanti da scala più piccola. Oggi si parlano di fenomeni di urban air mobility, no? Cioè, quindi la mobilità urbana, taxi volanti diciamo, fino a piattaforme chiaramente più grandi, e questo è un percorso che ha degli orizzonti decennali oggi davanti. L'innovazione non si ferma. Sono quasi 5.000 le nuove domande di brevetti dall'Italia all'Ufficio europeo nel 2022. Si tratta del secondo numero più alto di sempre e solo leggermente inferiore al record del 2021. Negli ultimi 5 anni, le domande di brevetto europeo provenienti dall'Italia sono cresciute complessivamente del 10%. Il nostro paese si conferma all'11° posto in Europa, al 5° tra le nazioni dell'UE. I numeri emergono dal EPO Patent Index 2022, che evidenzia come l'anno scorso la spinta all'innovazione sia rimasta forte nonostante le incertezze economiche globali. In Italia, l'handling, che comprende le tecnologie di imballaggio, è diventato il primo settore tecnologico per numero di domande di brevetto presentate all'EPO nel 2022, superato il settore dei trasporti. Con 355 domande di brevetto depositate per la tecnologia legata ai macchinari speciali, l'Italia ha registrato un aumento del 9,6% rispetto al 2021, riuscendo a mantenere di nuovo il 5° posto anche nella classifica europea per settore tecnologico. È forte anche l'aumento della farmaceutica. Sono 8 le regioni italiane, presente tra le prime 100 europee in base alle domande di brevetto presentate. La Lombardia è al comando con 1.547, seguono Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Friuli-Venezia Giulia. L'Umbria è la regione che ha registrato la crescita più forte, più 82,8%, poi Valle d'Aosta, Basilicata e Campania. Il rapporto fra innovazione e diritto, la regolazione europea dell'intelligenza artificiale, il ricorso alle tecnologie nei processi decisionali e nelle amministrazioni. Sono i temi al centro del libro Lo Stato Digitale, scritto da Luisa Torchia, docente di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma III, e presentato nel corso di un evento promosso dalla Fondazione Lottomatica. Nel mio libro racconto come il fenomeno delle nuove tecnologie incrocia il diritto, in particolare il diritto pubblico, il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, e perché le regole che ci sono non sono più sufficienti e bisogna farne di nuove, pensarne di nuove, disegnate proprio su questo fenomeno che è anch'esso un fenomeno nuovo. Devono essere peraltro regole condivise anche con l'Unione Europea, con gli altri Stati, perché questo è un fenomeno che non ha confini nazionali, nessuno Stato può regolarlo da solo. Il costituzionalista e componente del board di Fondazione Lottomatica Alfonso Celotto ha spiegato che servono regole e garanzie per i diritti degli utenti. L'Italia è indietro, l'Italia è sicuramente indietro, è indietro sia nell'uso del digitale nella pubblica amministrazione, perché il digitale può essere lo strumento per risolvere grandi problemi della burocrazia, soprattutto del servizio al cittadino, no? Tutte le questioni su SPID, CIE, l'accesso digitale, il portale unico, ma l'Italia è anche indietro nella regolazione di questi fenomeni che invece diventano il grande problema del domani. Le regole non potranno mai sopperire alla consapevolezza di tutti noi, cittadini italiani e cittadini digitali, nel comprendere la trasformazione che sta avvenendo. Una maggiore consapevolezza vuol dire anche una maggiore comprensione delle regole e vuol dire una maggiore capacità come paese di essere attivi, partecipativi e competitivi nei mercati.